Ora occupiamoci del nostro delizioso dolce alle pere. Non vedevo l'ora di cucinarlo. Io e te, chef, prepareremo le pere. Tu le peli e io le taglio in quattro. Le pere cuociono molto velocemente, perciò quando si utilizzano in una torta bisogna lasciarle intere o tagliarle a metà o in quattro. Che cos'è questo? Zenzero. Proprio così, è zenzero sciroppato. Utilizzeremo sia questo che quello fresco. Unire alle pere il vostro zenzero sciroppato, qualche goccia di sciroppo, bravissima, e dello zucchero di canna. E ora grattugiamo dello zenzero fresco. Pensaci tu. Questo non è facile da grattugiare perché non si stacca subito come il formaggio. Infatti, gli do un sentore di agrumi. Con la scorza di limone. Grattugiamo della scorza. Bene, ora vorrei che tu mescolassi per bene. Questa è una sfoglia, si può comprare in negozio o prepararla a casa. È semplice, dammi il tuo dito. Sarà il nostro centro. Vorrei che disponessi le pere attorno a questo punto, così, in un bel cerchio. È difficile, vero? Perché le pere sono scivolose. È vero. Spennelliamo l'esterno con dell'uovo sbattuto. Ti svelo un trucco. Solleviamo qua. Spennellarlo con l'uovo è come usare la colla? Esatto. Pizzichiamo il bordo con le dita in modo da formare un bel guscio. Come se fosse un fagotto. Dobbiamo usare anche le pere che sono avanzate? Oh, sì. Le mettiamo qua al centro, vedi? Aggiungiamo lo zenzero fresco e dei bei pezzettini di zenzero sciroppato. Do un'altra spennellata. Di colla. Esatto, solo sui bordi. Come tocco finale, Tilly darà al dolce una bella spolverizzata di zucchero a velo. Così si caramellerà dando alle pere un bel colore dorato. Sembra quasi neve. È vero. Lo zucchero glasserà anche la sfoglia in modo da renderla bella lucida. Infine, la scorza di limone. Questo lo togliamo. Questo va in forno a 180 gradi. Ha un profumo buonissimo. È vero. Il nostro dolce alle pere ha cotto 35 minuti in forno. Guarda che roba, tesoro. Sembra buono. Vuoi che metta lo zucchero a velo, papà? Sì, grazie. Con delicatezza, in cerchio, bravissima. Dai dei bei colpetti. Agli altri piacerà da morire. Sembra una torta nevosa. Vero? Ottimo lavoro. Ora portala a tavola, facendo molta attenzione. Non è bellissima? È vero. Bene. E per accontentare anche chi ha un debole per i dolci, una torta pere e zenzero ricca e speziata.